Un ciao ciao a tutti da Ferdi. Oggi andremo a presentare la Elephone Explorer Action Camera 4K. Ecco qui la nostra Explorer, una nuova cam che viene presentata da Elephone, che è una società che si interessa principalmente di telefonia con degli ottimi smartphone e anche con dei buoni tablet. Ora si è voluta cimentare anche lei nella realizzazione di questa camera, che come vedete è una 4K 3840x2160, ha un nuovo chipset che è l'Alwiner V3 su tecnologia dell'ARM Cortex A7, che è una CPU prettamente per gli smartphone, ma in questo caso questo Alwiner è stato appunto adattato per il settore video. Andiamo a vedere la confezione, che cosa comprende. Come vedete, molto elegante questa confezione. Andiamo ad aprirla, si sfila così. Nel suo interno troveremo la camera, ce lo dicono pure, guardate, camera, che nel suo case subacqueo, policarbonato, con i tasti grandi, new style la chiamo io, praticamente è uguale a quella della SJ4000. Ora andiamo a vedere l'interno. Gli accessori, ecco qui, sembra indicati accessori. Andiamo a vedere all'interno che cosa abbiamo. Abbiamo un manualetto in inglese con le istruzioni. Poi c'è l'indicazione dell'app per comandare la macchina tramite wifi con lo smartphone, però vi dico che al momento io questa app non l'ho ancora trovata, speriamo in aggiornamenti futuri. Poi c'è la garanzia, warranty card, famose fascette in velcro, poi il dorso con le branchie per il suono, un cavo micro USB, un supporto snodato, un'altra prolunga, poi c'è frame, supporti cavalletti, i supporti adesivi per casco, la clips, supporto bicicletta, poi c'è un'altra clips, un supporto alto e una prolunga dritta, e non potevano mancare certamente il pannetto di pulizia, gli adesivi e le fascette, le famose fascette zigrinate, queste qua non mancano mai. Ecco qui la nostra cam, oggi andiamo a presentarla, presentiamo una cam cinese economica con una qualità media. La camera, come vedete, è arrivata in una scatola molto bella, una costruzione molto bella, molto elegante, tipo proprio da smartphone. Allora andiamo a vedere la cam al suo interno. Allora, la carcassa, come vedete, per chi conosce le action cam, è prevalentemente quella lì della SJ4000, a cui assomiglia. C'ha il corpo in plastica col frontalino anteriore, poi c'ha il bordo zigrinato e uno schermetto da 2 pollici. Sulla parte frontale abbiamo il tasto mode, poi c'è l'obiettivo sul frontale, il logo Elephone. Sulla parte destra abbiamo i tasti menu,
sopra e sotto l'attivazione del wifi. Come vedete, sulla parte inferiore c'è il tastino di sblocco del coperchietto della batteria. All'interno abbiamo una batteria che è da 900 mAh, che però vi dico danno a questa macchina una buona autonomia, circa un'ora e mezza. Sulla parte destra abbiamo l'attacco micro USB per la connessione dei dati e per la carica della batteria, l'uscita HDMI e l'alloggiamento della memoria micro SD, che può essere fino a 64 giga. Sulla parte anteriore abbiamo un LED di notifica e il tasto OK. Nella parte posteriore, schermo da 2 pollici con un LED di notifica qui sulla sinistra. Una cosa che volevo dirvi, che io ho notato, che questa cam purtroppo non ha un LED di notifica di registrazione, quindi voi quando la cam registrerà e siete nella posizione frontale, cioè in questa posizione qui, non vedrete nessun riferimento che vi possa dire che la cam sta registrando o no. Vedrete solo questo piccolo LED blu lampeggiare e poi il tastino rosso che si vede qui. Andiamo a vedere il menu, c'è l'indicazione del modo, poi c'è la risoluzione impostata, la quantità di memoria rimanente sulla scheda, la memoria inserita, poi c'è l'indicazione del wifi, lo stato della batteria. Qui abbiamo il microfono, il segno del microfono inserito, poi c'è la data e l'orario. Andiamo a vedere velocemente i menu. Con i menu si accede col tasto mod, col primo si va nella funzione fotocamera. Nella funzione fotocamera vedete che qui il segno, l'icona è cambiata, poi c'è la risoluzione impostata, il numero dello spazio rimanente sulla memoria e va bene, le altre rimangono uguali. Poi andiamo nella funzione slow motion, vedete. Qui possiamo fare uno slow motion a 1080 60 fotogrammi per secondo. Cliccando di nuovo andiamo nel play per visionare quello che ci abbiamo registrato e poi con il quarto scatto andiamo finalmente nel settaggio dei menu. Abbiamo le risoluzioni. Come risoluzione abbiamo 1080-60, poi 1080-30, 720-120, 720-60, 720-30, poi abbiamo il 4K a 15 fotogrammi per secondo, il 2.7, poi recording sound, registrazione del suono, sì o no, time lapse, loop recording, slow motion, quello che vi ho fatto vedere prima. Poi, per spostarci sull'altro menu che è la macchina fotografica, dobbiamo premere il tasto mod. Foto risoluzione, abbiamo 8 mega, 12, 16, 2 mega e 5. Poi autoscatto. L'azione automatica, qui abbiamo il numero di scatti per secondo che possiamo realizzare se vogliamo uno shooting. Vedete, molto minimalista il menu, non permette moltissime esposizioni. Qui è l'esposizione, il bilanciamento del bianco, la rotazione dell'immagine, il wifi, la frequenza della luce, l'indicatore LED, spegnimento automatico, lo screensaver, la stampa della data. Poi andiamo nell'altra funzione, quella con l'ingranaggio, linguaggio, l'impostazione della data e del tempo, la formattazione, impostazioni di fabbrica e il firmware, che vedete è questo qui in questo momento. Non c'è stata la possibilità di trovare l'app in questo momento. Credo che l'elefone provvederà a questa mancanza. Volevo solo dire che il sensore è un OV4689 a 16 mega.
le dimensioni sono 5,9 x 4,1 x 2,5, pesa 65 grammi con la batteria, praticamente la nuova SG 4000, una buona dotazione di accessori per circa 80 euro questa cam. Ora vi farò vedere qualche esempio che ho realizzato. Il tempo non è dei migliori perché c'era abbastanza nebbia, non era molto chiara la giornata, però spero che vi dia un'idea della qualità di questa cam. Quello che assolutamente vi sconsiglio è quello di usarla e l'uso a 4K, perché francamente in questa risoluzione la cam comincia a risentire della risoluzione del video, insomma diventa molto scattoso e non sono rimasto soddisfatto, mentre nelle altre risoluzioni devo dire che non si è dimostrata male, insomma è una buona cam economica con una buona dotazione. Va bene? Allora vi lascio a qualche esempio di realizzato con questa cam. Io vi ringrazio per aver visionato questa mia piccola recensione e vi do appuntamento ai prossimi video. Quello che vi raccomando è di mettere qua sotto il vostro mi piace sul video di YouTube, perché è abbastanza importante per me che diate il vostro mi piace se questo video vi è piaciuto. Ok? Un ciao ciao a tutti da Ferdi, ciao!